Allora, sono lieta di poter iniziare questo sesto incontro di questo ciclo di sette incontri, quindi questo è il penultimo, incontri sui musei, e questa volta il tema è quello della inclusione nei musei. E per questo tema abbiamo scelto come relatore Sylvain Bellanger, direttore del Museo di Capodimonte, anche perché Capodimonte credo che forse più di altri musei ha fatto un'esperienza piuttosto ben consolidata del problema dell'inclusione. Quindi io ringrazio moltissimo il direttore Sylvain Bellanger e ringrazio gli altri relatori, Pasqualina Uccello, funzionario promozione e comunicazione del Museo Reale Bosco di Capodimonte, Giovanni Minucci, cooperativa sociale di Tulipano, Francesca D'Onofrio e Gianluca Bove, cooperativa sociale di Ossa Maggiore. Io devo fare solo un saluto molto rapido e quindi ringrazio principalmente per ringraziare coloro che intervengono, per ringraziare il pubblico e per annunciare il prossimo incontro che sarà il 5 giugno e sarà anche l'ultimo di questo ciclo, ma in autunno noi riprenderemo questo tema e probabilmente questa serie di incontri sul museo diventeranno strutturali della nostra attività. Quindi vi ringrazio tutti, i relatori e i presenti. Grazie. Buonasera a tutti, come è consuetudine un'introduzione che stasera sarà ancora più rapida perché questa sera abbiamo ben quattro voci, quindi noi dovremo essere davvero estremamente sintetiche, dal momento che Marina Colonna ha già ringraziato e presentato i relatori, non togliamo tempo a queste straordinarie, soprattutto alla presenza del direttore Bellanger, che veramente ringraziamo tantissimo per aver aderito al nostro invito, e semplicemente ci limitiamo a ricordare che con questo penultimo incontro si avvia ormai alla conclusione questo ciclo di attività legata alla narrazione del museo. Ci siamo spostate già la volta scorsa, ma anche continuiamo appunto in questa direzione verso un'idea di museo che non è soltanto, come abbiamo visto nei primi incontri, uno spazio, perché il museo non è solo spazio, non è solo oggetti, è connessione strettissima tra spazio, oggetti, persone che operano all'interno e persone che vivono il museo, che usufruiscono, diciamo, di questi straordinari servizi che il museo mette loro a disposizione. Stasera, in un'ottica di riflessione su un concetto che sin dall'inizio dello scorso secolo si è, si è rafforzato, quello del concetto di accessibile a tutti, abbiamo scelto di lavorare sul tema dell'inclusione, un tema non semplice, un tema che però vede, come ricordava prima Marina, Capodimonte da tempo particolarmente sensibile e attento alle diverse tipologie, alle diverse forme di inclusione che il museo deve garantire per essere davvero un servizio aperto e accessibile a tutti. Quindi io non vado oltre perché davvero spero che oltre all'intervento dei relatori ci potrà essere poi la solita vivace e forte partecipazione del pubblico. Ringrazio davvero tutti perché diciamo che abbiamo anche un pubblico ormai fidelizzato e questo ci fa enormemente piacere, un pubblico composto da curiosi, esperti, storici, ma anche da tantissimi giovani che hanno individuato nella Fondazione De Felice probabilmente uno spazio di rafforzamento di competenze che non sempre l'università riesce a dare. Quindi grazie ancora alla Fondazione De Felice, grazie ai nostri ospiti e passo la parola a Ondina Cafiero perché questo incontro fra una storica dell'arte museologa e una storica dell'architettura museografa è così attenta proprio al rapporto fra lo spazio, le cose e le persone come Ondina, credo abbia consentito la messa a punto di un programma che mi auguro, poi ce lo direte il 5 giugno, sia piaciuto a tutti. Grazie ancora.
grazie. Mi unisco ai ringraziamenti di Nadia e sono particolarmente lieta, insomma, del tema di oggi, che è un tema fondamentale. L'inclusione è un obiettivo prioritario che, come giustamente dice Nadia, riguarda le politiche, le attività, la gestione, l'organizzazione, gli aspetti curatoriali. Ovviamente si ripercuote anche sulla forma fisica degli spazi, sul modo in cui sono organizzati i musei, ma non nella riduttiva veste, per esempio, di risoluzione dei problemi di accessibilità, le rampe, che sono, insomma, come dire, aspetti necessari, indispensabili, ma sicuramente non sufficienti. La vera inclusione nasce dalla consapevolezza del carattere assolutamente interpretativo, non neutrale, dei modi in cui si prende forma un allestimento, che condiziona la modalità del rapporto che il museo vuole avere con il pubblico. E quindi si vuole avere una maggiore accoglienza, un maggiore carattere di accoglienza, la possibilità di parlare ad utenti con caratteristiche estremamente differenziate, deve gestire, insomma, anche sotto il punto di vista proprio della materialità dell'allestimento queste potenzialità. E il museo si trasforma dotandosi, per esempio, di spazi nuovi, spazi che una volta non erano previsti, spazi laboratoriali, spazi per attività didattiche, perché molte volte è necessario fare per coinvolgere, insomma, e attivare, insomma, processi cognitivi durante la visita di un museo. E il tema dell'inclusione, fra l'altro, è così significativo per chi studia i musei, perché in qualche modo rappresenta un punto di arrivo di una parabola che, se osserviamo la storia delle istituzioni museali, li ha riguardati un po' tutti, vedendo la trasformazione da luoghi chiusi a uno scrigno. Il museo nasce come uno scrigno, come qualcosa di molto chiuso e molto che custodisce il proprio prezioso contenuto e che parla fondamentalmente a chi ha già gli occhi per vedere o le competenze per capire. Attraverso, come dire, tutta la cultura della modernità, il museo sta diventando sempre più poroso, sempre più aperto nei confronti dell'esterno, del territorio, e soprattutto si sforza di dialogare, insomma, con utenti che hanno livelli di interesse e di competenze quanto più diversi possibile. E questo lo fa anche lavorando sulle modalità della comunicazione, che vanno, come dire, dall'allestimento tradizionalmente inteso a tutti i sistemi di comunicazione, didattici, insomma, che vengono coinvolti in un progetto di allestimento. E l'esperimento, ovviamente, di Capodimonte è particolarmente significativo, perché poi l'arte è forse l'ambito privilegiato, insomma, di sperimentazione di una modalità di coinvolgimento ed inclusione, insomma, come questa, perché grazie proprio all'arte, attraverso la dimensione sensoriale, il coinvolgimento emozionale, si attivano i meccanismi cognitivi. Quindi le sperimentazioni che vengono fatte nei musei d'arte rappresentano un capofila, un'apertura di buone pratiche che poi potranno e dovranno essere adottate in tutte le tipologie di museo. E per questo, insomma, ringrazio veramente, insomma, i nostri ospiti, e non voglio rubare altro tempo, insomma, lasciando il tavolo al direttore Belanger. Sono io. Sì, va benissimo. Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto di questo invito che mi fa molto piacere, perché è vero che il pubblico è stato al centro della mia direzione dal mio arrivo a Capodimonte. Vengo di una lunga esperienza americana. E come lo sapete, i musei americani sono dei musei privati, ma secondo me hanno un senso della missione pubblica ancora più forte che le nostre istituzioni pubbliche. E ho portato questa esperienza a Capodimonte
con anche la chance d'avere un'autonomia di gestione e una trasformazione radicale dell'istituzione. Il fatto di avere restituito il sito reale e di rendere il Bosco di Capodimonte gestito dalla direzione del museo ha profondamente cambiato tutto. Non siamo più solo la grande pinacoteca del sud, non siamo più solo la grande pinacoteca della collezione farnese del barocco del sud meridionale, siamo anche un luogo multiculturale e un grande giardino. Insisto molto sul giardino perché abbiamo trattato questo giardino precisamente come una serie di opere d'arte. Un giardino è una parola di Foucault che dice che il giardino è la più piccola parte del mondo, ma anche tutto il mondo. E continuo a pensare che il giardino è forse il modello il più bello e più completo del nostro rapporto con il mondo, e sappiamo bene e sempre di più che il nostro rapporto con il mondo è abbastanza sbagliato e che lo stiamo pagando abbastanza caro e che non è finito. E il giardino potrebbe essere un modello etico, morale, culturale, dell'inclusione a ogni livello. L'immagine che possiamo passare all'altra immagine. Questo è il Bosco di Capodimonte che conoscete tutti, spero almeno. Come sapete si tratta del più grande bosco urbano d'Italia. Sono 134 ettari e abbiamo lì una storia completa dei giardini storici. Abbiamo un giardino alla francese, abbiamo giardini all'inglese, abbiamo addirittura un giardino cino-inglese, concetto che non ho mai sentito prima di arrivare a Napoli, ma il rapporto con la Cina lo sappiamo bene, è forte nella porcellana, è forte nei decori, per esempio alla riga di Portici, ci sono dei saloni cinesi, quindi il rapporto con la Cina è importante. Questo si raccorda anche che Napoli è forse la città europea la più aperta verso l'Oriente. L'altra immagine. Questa è una storia. Passiamo velocemente. All'interno del bosco sono una quantità importante di edifici, sono 17 edifici, che sono tutti legati alla storia reale. Una parte di questi edifici è per esempio la manifattura delle porcellane, che è l'edificio storico della famosa manifattura. C'è un eremo che è stato costruito dai Borbone dopo la fine del decennio francese, e sono una serie di fabbriche. Capodimonte era un'azienda agricola insieme a un campo di calcio, perché tutti i Borbone sono sempre stati appassionati della caccia, e questa azienda agricola era sostenibile. La sorella della regina di Napoli, Maria Antoinette, aveva una cosa simile a Versailles. A Versailles era un capriccio reale, a Capodimonte era una realtà economica. La regia e poi la flagellazione. Dopo questa introduzione, forse lasciamo le immagini, vorrei raccontarvi un po' come, arrivando a Napoli, ho capito la necessità di introdurre il pubblico come il centro della missione dei musei. A mio avviso, i musei hanno avuto come missione principale per decenni la tutela. Addirittura abbiamo avuto delle crisi, delle lotte, la tutela contro la valorizzazione contro la tutela. Vi posso dire che arrivando dall'America queste lotte erano cinese per me, tornare sono cinese. La tutela senza la valorizzazione non la capisco, e la valorizzazione senza la tutela dove va? La tutela è tutto molto astratto. Abbiamo dovuto cambiare questo modo. Il primo incontro che ho fatto il giorno proprio del mio arrivo a Capodimonte era alla Porta Piccola. Un gruppo di cittadini del quartiere mi aspettavano per chiedermi che sarebbe la soluzione del rapporto
tra i bambini e i cani. Tra i bambini e i cani. Tra i bambini e i cani. I cani. Nel bosco di Cattolimonte, questa sarà la prima cosa che mi hanno chiesto. E ho capito che c'era un problema di occupazione del territorio, della distribuzione delle priorità. Non c'era mai stato un regolamento a Cattolimonte. Ho riflettuto un po', ho ascoltato molto il quartiere. La prima cosa che ho fatto è un master plan. Questo master plan, tecnica anglosassone che è un po' la mia formazione, questo master plan ha identificato quattro missioni. La missione tutela e valorizzazione dei beni culturali, che è la missione tradizionale dei musei. La seconda missione è stata la missione ambientale, botanica, il bosco di Cattolimonte. La terza, la missione digitale, e la quarta, la missione sociale. Tutte le nostre attività, dall'inizio del mio inserimento, quasi 8 anni fa, sono state inquadrate con queste missioni. Mi sono occupato immediatamente del bosco perché era la cosa la più pubblica. Siamo un luogo particolare, bosco reale, giardino storico, ma anche giardino pubblico, gratuito. La seconda cosa che ho dovuto affrontare al bosco di Cattolimonte era un cadavere nel bosco. La situazione era molto molto tesa, c'era droga, c'era prostituzione, c'era di tutto, ho sentito dire del crudo e del cotto, come si dice. Abbiamo riflettuto molto su come gestire la cosa. Il primo gesto che ho fatto era di tagliare la siepe sul belvedere. La siepe non è stata tagliata da almeno 10 anni. L'abbiamo abbassata di 6 metri per restituire il nome del belvedere e anche l'apertura verso la città. Ho avuto 2 interrogazioni parlamentari per aver fatto questa cosa. Per dirvi un po' come i musei erano vissuti a un certo momento della nostra storia. E poi, parlando con il quartiere, ho capito diverse cose. Abbiamo deciso di fare diversi gesti. All'epoca il mio ufficio era nella Regia, sala che ora è finata ai amici di Cattolimonte. Aprendo le finestre non potevo fare una riunione senza ricevere una palla del calcio nell'ufficio. E mi dicevano tutti i miei colleghi, è sempre stato così, non potrai mai cambiare questa cosa. È un diritto della città, giocando al pallone sui prati di Cattolimonte di fronte alla Regia. Allora, abbiamo pensato diversamente e abbiamo organizzato una grande festa di fundraising in 2017. Nel celaio per offrire ai ragazzi di quartiere un campo di calcio con delle porte. Abbiamo fatto un campo e mi ricorderò sempre all'inaugurazione di questo campo un ragazzo della sanità, forse 12 anni, si avvicina e mi dice: è a pagamento? Mi dice: no, è stato fatto per voi. Perché? Mi dice. Ho capito che non sono stati abituati a avere delle cose fatte per loro. Abbiamo fatto un secondo, abbiamo fatto campi di rugby, abbiamo fatto campi di cricket per gli extracomunitari, che ogni anno io devo portare una coppa d'argento ai vincitori di questo gioco, a quale io non capisco nulla, ma come tutti noi, perché il cricket è un gioco molto molto complicato. Abbiamo creato spazi per i cani, quindi questa era la risposta alle famiglie che non volevano avere cani e bambini sullo stesso prato per motivi che si capiscono bene. Abbiamo creato delle panchine per il picnic all'ombra. Abbiamo civilizzato questo bosco e vi posso dire è andato facilmente. La città, il quartiere
ci ha aiutato. Siamo andati a Capodimonte, ora non c'è una carta a terra. Le persone non fumano perché è troppo pericoloso di incendiare il sottobosco. Durante il Covid abbiamo fatto un enorme lavoro di restauro del patrimonio vegetale, delle architetture vegetali. Abbiamo fatto molto per questo giardino. Due esperienze sono state, a mio avviso, le più forti per l'inclusione e la partecipazione. Delle cose semplici. La prima era la risposta a una piccola signora che mi ferma la mattina quando sono nel bosco. Scusate, a Napoli tutti parlano a tutti. Comunque se sono al telefono devo rispondere se non sono offesi. La signora mi ferma e mi dice: direttore, non ci sono panchine nel bosco di Capodimonte. Aveva ragione, sapevo che erano 32 per 134. Mi sono detto: sono due soluzioni. La prima, faccio la guerra con Roma per avere soldi per comprare delle panchine. Chi mi ascolterà per avere le panchine? La seconda è di fare con gli amici di Capodimonte una campagna di adottare le panchine. Abbiamo identificato la panchina storica, abbiamo messo sull'Art Bonus la possibilità di accedere a queste panchine e abbiamo ricevuto, non vorrei dire dei numeri sbagliati, ma più di 250 panchine offerti da cittadini. Mi ricorderò che sempre quando avevo lasciato Capodimonte, questa mattinata ho ricevuto una chiamata al telefono. Una voce che mi dice: direttore, vorremmo, siamo i ragazzi dei Ponti Rossi, vorremmo offrire una panchina a Capodimonte. Benvenuti, venite domani mattina al mio ufficio. Arrivo il giorno dopo e vedo 6 vecchietti che erano seduti, mi aspettavano. Siamo noi i ragazzi dei Ponti Rossi e vogliamo celebrare i nostri giochi nel bosco di Capodimonte di Napoli. Tutti i sostenitori delle panchine hanno il diritto di scrivere una frase su una targa di ottone, che si sono stati rubati e ne hanno messi altri ovviamente, ci sono delle riflessioni, una poesia infinita. Lo dovremmo pubblicare, forse lo chiederò a Papa di pubblicare queste meravigliose pensieri che sono sulle le targhe delle panchine. Abbiamo fatto la stessa cosa per gli alberi. Tanti alberi sono stati offerti a Capodimonte. Mi ricordo era forse aprile 2018, non mi ricordo tanto il mese, ma primavera 18, una tempesta tremenda. Abbiamo perso 450 alberi in una notte. Ne abbiamo ripiantato 1000 il mese dopo. Credo che entro nelle ultime 8 anni abbiamo piantato almeno 2500 alberi nel bosco di Capodimonte, per continuare sempre la rigenerazione. Parlo di questo e questo è un po' nascosto ora in pubblico. Capodimonte ha nel bosco un pubblico ora totalmente civilizzato, organizzato. La domenica ho l'impressione ogni tanto di essere a Londra. È così tenuto. Le persone si comportano così bene. E sono 2.500.000 persone all'anno. Non è una piccola cifra. La sfida nostra è stata di identificare il bosco come una realtà culturale. Lo è, il giardino è stato totalmente piantato, è un disegno pensato da diversi architetti, da De Felice a Denart. Le piante sono spesso dei doni diplomatici che sono stati fatti dal re di Napoli quando Napoli era in stretto contatto con la Spagna, che era il più grande impero sulla terra, quindi abbiamo dei alberi che vengono da tutto. Vi ricomando di guardare sul nostro sito la prossima apertura del Giardino Torre, che dovrei aprire tra
15 giorni, 3 settimane massimo, dove c'è una quantità di alberi e di essenze vegetali, abbiamo lì i primi mandarini d'Italia, abbiamo una canfora straordinaria, che è un monumento. Quando le Savoia hanno capito che un ramo di questa canfora stava crescendo, invece di tagliarlo, hanno spostato la fontana che era vicino, e questa fontana si trova ora sul belvedere di Capodimonte per lasciare crescere l'albero. Questo è un messaggio importante che noi abbiamo seguito, considerando tutte queste piante come opere d'arte. Ci siamo divertiti con i ragazzi a definire il Caravaggio del Bosco, il Tiziano del Bosco, il Bellini del Bosco, sempre per dare questo sentimento dell'identità culturale del bosco. E il fatto di aver messo delle targhe indicando la provenienza dei alberi, quando sono stati piantati, non ci sono più i ragazzi che rompicano sugli alberi, mai, perché sanno che questo albero ha 3 volte l'età del nonno, quindi lo rispettano un po' di più. Sanno che questo albero è stato portato dall'America del Sud, dall'Australia, dalla Cina, quindi c'è tutta una poesia che nasce con la conoscenza e che porta il rispetto. La conoscenza porta sempre felicità, sempre. È stato fatto un studio dal Getty sul rapporto tra le didascalie e le opere d'arte nei musei. Hanno notato, con studi quasi neurologici, bravo, il tipo di reazione cerebrale che portava la spiegazione di un'immagine. E sono delle informazioni molto molto importanti che noi stiamo studiando. Il pubblico è una parola sbagliata, dovremmo dire i pubblici, sono numerosissimi. E dal momento che abbiamo iniziato a lavorare insieme a Liliana, che spiegherà un po' nel dettaglio le nostre attività, con i pubblici detti diversiabili, o c'è una parola che trovo più interessante, neurodivergenti, che evita la medicalizzazione dei comportamenti e delle sensibilità e di organizzazione mentale diverse, ma che non sono inferiore o minore. Studiando questa realtà abbiamo capito che l'istituzione poteva ricevere delle lezioni, delle indicazioni, un insegnamento veramente fondamentale per accogliere il pubblico in generale. Lavorando con i tulipani, con tanti di voi che sono presenti oggi, abbiamo capito che le nostre referenze, le nostre abitudini, il nostro parametraggio del comportamento, dell'informazione, della cultura, dovevano cambiare. Una cosa sempre più importante dei musei è quella del rapporto tra l'emozione, la sensibilità e l'informazione. Spesso dico ai nostri collaboratori che alla mia conoscenza non c'è un artista nel mondo, nella storia dell'umanità, che ha fatto un'opera per gli storici dell'arte. Nessun artista ha mai pensato a storici dell'arte. Hanno tutti lavorato per l'umanità, a livello il più largo. Avrei grande difficoltà a trovare e definire come normale un artista.
sono tutti divergenti, tutti, e più sono talentuosi e più la divergenza è grande, e sono tutti loro che ci hanno aiutato a cambiare la nostra visione del mondo. Per questo il rapporto con le associazioni che si occupano di diversità, di divergenza, di particolarità, a qualche livello che sia, intellettuale, motore, sociale, economico, tutti ci aiutano moltissimo a capire meglio la nostra missione e come i musei possono sviluppare e contribuire all'educazione e alla civiltà del nostro mondo. Recentemente ero a Roma con un'associazione che forse per voi è conosciuta, che si chiama Ultra Blu. È stata un'esperienza straordinaria. Ultra Blu fa un'attività a Roma, una stanza che è molto più piccola di questo bellissimo auditorium, la stanza definisce, con dei ragazzi adolescenti, tutti, che esprimono la loro visione del mondo attraverso l'arte digitale, la pittura, la scultura, il fumetto, con una grande libertà. E sono tutti dei loro devianti, tutti. Ho visto delle opere straordinarie che non sono l'arte brute, come si diceva a un certo momento. È un'altra cosa, sono delle opere d'arte in sé, senza l'arte contemporanea non si è abituato a abbattere tutte le categorie che definiscono l'arte antico, l'arte classico. E ho visto lì delle cose che mi hanno fatto molto riflettere. In particolare sulla possibilità di utilizzare il digitale nella comunicazione e sviluppare particolarmente la dimensione dell'emozione. Sono convinto che il rapporto tra l'intelligenza e la sensibilità è stato capito in modo molto meccanico. Sono più l'avviso di Vico che si oppone a Descartes, je pense donc je suis, non, je sens donc je suis, come dice Vico, questa grande lotta tra le due grandi figure. E l'emozione che noi portiamo con l'arte è un'informazione, è un benessere, è un rapporto pacifico con il mondo, anche quando le opere sono terribili. Dietro di me c'è la flagellazione di Caravaggio. Questa flagellazione non è l'opera la più violente del Seicento napoletano. Sono tante opere che sono terribili, dei uomini grillati, le donne seni tagliati, le teste tagliate, il sangue dappertutto. Quando abbiamo organizzato in America una mostra sull'arte della controriforma, gli americani hanno voluto chiamarla Flesh and Blood. I miei colleghi erano scandalizzati, come volgare, Flesh and Blood, eccetera. Ho detto che ragazzi, dovete ricordarvi che stiamo parlando con un pubblico protestante che non ha l'abitudine di vedere le case e le chiese decorate da opere violente che noi non vediamo più. Mi ricordo nelle sale di Capodimonte una volta due donne per bene della società napoletana, elegante, passano di fronte a Artemisia Gentileschi, Giudite Oloferna, e dicono che bello. E mi sono detto, c'è qualcosa che non è più visto. Questa pittura è di una violenza tremenda.
C'è un uomo decapitato con due donne che lo tengono, il sangue dappertutto, e alla fine la reputazione della pittrice è tale che questa fama ci rende ciechi. Non vediamo più la violenza del messaggio della Controriforma, vediamo solo la reputazione della pittrice, e alla fine è vero che il terribile porta il bello, ma non sempre e non immediatamente. Queste informazioni sono delle considerazioni che abbiamo condivise con i miei colleghi da tempo, e sono dei piccoli tasselli che ci aiutano a capire come potremo sempre di più utilizzare l'emozione come un elemento della nostra comunicazione, e ovviamente l'immersione che può procurare l'opera digitale aiuta molto a farci uscire di se stesso, aiuta molto a far capire delle sensazioni gioiose o forti, ma comunque qualcosa che più forte di noi. La grande difficoltà dei musei è che non dobbiamo rinunciare a essere dei tempi, dei luoghi fuori il mondo. Dobbiamo conservare la nostra particolarità poetica e culturale. Non possiamo diventare dei luoghi di scuola solo, o la scuola si trasforma come viene dal museo. Non dobbiamo abbassare la dimensione mitica di questa memoria che i musei incarnano, ma dobbiamo utilizzare tutti i mezzi possibili per non disturbare questo grande privilegio di essere fuori mondo, ma anche di dare tutte le chiavi d'accesso a tutti i pubblici. L'arte porta benessere, il verde porta benessere, l'albero porta benessere. Abbiamo la chance di avere due mondi che dialogano insieme. In giugno inizieremo a Capodimonte grandi lavori per rendere questa regia un po' più adeguata alla tutela. Non abbiamo l'aria condizionata, le opere stanno risplendendo, la nostra illuminazione è totalmente obsoleta. Quindi il nostro progetto tocca tre aspetti delle missioni che vi ho indicato. La missione della tutela con l'aria condizionata e la valorizzazione con l'illuminazione delle opere d'arte che deve dell'ultima generazione. La digitalizzazione con una serie di informazioni digitali che accompagneranno le opere per dare il modo d'entrare nelle opere d'arte. Vedevo l'altro giorno un gruppo di ragazzi che guardavano la parabola dei ciechi di Bruegel e guardavano questo un po' terrificati della testa di questi ciechi che guardano al cielo, come dice Baudelaire. E mi sono avvicinato e gli ho detto, erano 6 o 7, e ho detto ai ragazzi, guardate, c'è un articolo che è stato pubblicato recentemente che spiega che ogni di questi personaggi, non solo è cieco, ma ha una malattia particolare dell'occhio che Bruegel ha ripresentato. E non è una sorpresa, perché sappiamo che l'arte flamingo è sempre molto molto stretto, strettamente legato al realismo e alla medicina. E hanno iniziato a guardare diversamente. E sono rimasti di fronte a quest'opera almeno 10 minuti. E credo che questa è la nostra missione. Che se qualcuno può rimanere di fronte a un'opera d'arte più di un minuto, questo minuto può cambiare la sensibilità e quindi la vita.
E questa è forse la più bella risposta che potremo darvi sull'inclusione. L'inclusione sociale, i musei gratuiti, non ci pensiamo, stiamo sempre pensando di più a fare soldi per sostenere il nostro patrimonio, e ovviamente c'è là qualcosa di economicamente difficile da contraddire. Inclusione intellettuale, stiamo lavorando tutti i musei in questa direzione. Quando sono arrivato in Italia, spesso ho pensato: noi abbiamo grandi collezioni, ma non sono sicuro che abbiamo grandi musei, perché il museo non è solo una collezione, è proprio una collezione legata all'inclusione. Vi ringrazio. Innanzitutto vi ringrazio per questo invito e sono molto onorata di essere qui, grazie alla Presidente Marina Colonna, agli organizzatori, veramente grazie. Allora, per poter contestualizzare, l'offerta culturale del Museo del Bosco di Capodimonte rivolta alle persone con disabilità e bisogni speciali, è necessario fare qualche cenno alla specificità del sito reale di Capodimonte, l'ex sito reale, e alla sua natura composita e storicamente stratificata. Come è noto, il toponimo Capodimonte indica la collina che nel 1735 fu scelta da Carlo di Borbone per la fondazione di un'estesa tenuta di caccia. La ricchezza naturalistica del sito, i territori boschivi, agricoli, gli avvallamenti naturali si prestavano particolarmente bene per questa reale arte venatoria e per la costruzione del Real Parco. Ovviamente le difficoltà a cui andò incontro sin da subito il progetto di edificare un palazzo reale, per motivi tecnici e anche per motivi legati alla viabilità, determinò sin da subito la prevalente destinazione del sito come spazio espositivo della collezione farnese, oltre che di residenza reale. Quindi nella concezione della Reggia di Capodimonte si ritrovano ab origine, come tasselli di un mosaico felicemente armonico, l'arte, la magnificenza architettonica e la dimensione naturalistica. Lungo i secoli la cura e la tutela del sito sono state appannaggio di diverse istituzioni, prima reali, poi dal 1919-21 statali, con l'istituzione di due sovrintendenze, una alle gallerie e un'altra ai monumenti, che si occupavano rispettivamente dei beni storico-artistici e dei beni architettonici e paesaggistici, si occupavano dei beni di tutto il territorio campano, e Capodimonte era uno di questi siti. E nell'esercizio di tali funzioni queste sovrintendenze assumono il compito di traghettare Capodimonte lungo i difficili anni della prima metà del Novecento, segnati da due conflitti bellici, dalla crisi dell'area balcanica, per cui ha comportato che a Capodimonte ci siano stati ben 3 campi profughi dal 1943 per gli esuli di Istria-Fiume e Dalmazia, e le cui baracche sono state dismesse soltanto nel 1992. Un momento capitale di questa storia recente del sito è sicuramente il restauro e la trasformazione della Reggia in museo sulla base del progetto ideato da Bruno Molaioli ed Ezio De Felice, approvato nel 1950 dal Ministero della Pubblica Istruzione. E solo dopo il superamento delle esigenze di mera conservazione dettate dalle emergenze belliche, che la specificità italiana nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali ha potuto godere, soprattutto per quanto riguarda la didattica, dell'apporto di una nuova riflessione internazionale sul ruolo della cultura
nello sviluppo umano e nella promozione della qualità della vita. Quindi non soltanto più beni patrimoniali da preservare, ma esperienze di promozione umana grazie e con i beni culturali. In tempi recenti, infatti, il riconoscimento della centralità della persona e un decisivo spostamento della concezione del bene culturale dall'aspetto materiale all'insieme delle risorse ereditate dal passato, materiali e immateriali, sono tra i punti salienti della Convenzione di Faro del 2005 sul valore dell'eredità culturale, in cui ha tanto peso lo sviluppo umano, la qualità della vita, il benessere. Sul piano della didattica, dal mondo anglosassone provengono i migliori spunti e pratiche relative all'apprendimento operativo e induttivo. Si considerano per esempio gli apporti di illustri pedagoghi come Dewey e Bruner. Specificamente per quanto riguarda la dimensione museale, dalla medesima tradizione anglosassone proviene un nuovo orientamento, dalla storia ormai quarantennale dei servizi di visita e fruizione di musei per disabili. Fondamentale in tal senso è sicuramente l'Americans with Disabilities Act del 1990, che ha dato un impeto iniziale alla realtà museale internazionale per migliorare l'accessibilità dei propri servizi. I musei hanno iniziato ad abbattere le barriere architettoniche, poi successivamente hanno adattato questi principi per migliorare, oltre agli aspetti architettonici, soprattutto i servizi culturali, che vengono così estesi nel senso più ampio possibile a tutti, anche a chi ha difficoltà e bisogni speciali, sia nella dimensione percettiva delle opere d'arte, sia nella comprensione di testi e dei tradizionali pannelli esplicativi. Questi miglioramenti vengono condotti in generale nel campo dell'education per garantire un accesso egualitario al patrimonio culturale. Tuttavia, la strada verso una piena realizzazione di questi principi nella realtà museale italiana sembra ancora lunga. L'analisi statistica condotta dall'Istat sul territorio italiano riguardo l'accessibilità dei musei evidenzia una situazione desolante. Raro risulta il ricorso a strumenti di facilitazione del percorso e della fruibilità degli ambienti di visita, quali ad esempio mappe tattili, orientative, siamo in quota al 7,7%, decisamente poco diffuso l'utilizzo di video in lingua dei segni, dedicata per il pubblico dei visitatori sordi, 4,4% dei musei, o mappe e percorsi rivolti a persone con difficoltà della comunicazione verbale. E soltanto un museo su 10 organizza percorsi e programmi di visita specificamente pensati per chi ha disabilità cognitive o mette a disposizione un assistente che accompagni durante la visita le persone con disabilità visive, cognitive e di comunicazione. Eppure fioriscono da tempo gli studi sui benefici dell'apprendimento non formale e informale, che aggira il classico modello lineare di trasmissione della conoscenza e si realizza per mezzo di pratiche di attività pratico-corporee che investono la sensibilità artistica ed emotiva delle persone. Questi studi rendono evidente che i luoghi della cultura, come ad esempio i musei e i giardini storici, sono ambienti perfetti per l'apprendimento di chi ha disabilità legate alla percezione della realtà e alla dimensione socio-relazionale e cognitiva. Ed è appunto nel solco di queste riflessioni che si innestano le iniziative didattiche del Museo Real Bosco di Capodimonte. Esse mirano a integrare pienamente la funzione di educazione al patrimonio culturale con le possibilità offerte dal contesto naturale e paesaggistico per la promozione del benessere di ciascuno. Si tratta di un'offerta legata all'utilizzo di almeno due o più sensi percettivi, una comunicazione modulata in diversi gradi di approfondimento, attività corporee, ludico-ricreative realizzate in collaborazione con gli specialisti delle scienze motorie, pedagogiche e mediche, aventi l'obiettivo di un benessere psicofisico della persona. Adesso farò brevi cenni su soltanto tre delle attività didattiche di Capodimonte. Non ho voluto proprio fare una rassegna esaustiva di tutte le attività di Capodimonte, ne ho scelte tre: Capodimonte tra le mani, Elisa e la festa dell'albero, perché sono attività
sicuramente diciamo, pensate per i disabili e le persone che hanno dei bisogni speciali, ma in realtà sono tipologie di attività che si estendono effettivamente a un pubblico molto eterogeneo, perché questa è un po', diciamo, la missione educativa del Museo Real Bosco di Capodimonte, su cui la direzione Bellacei ha molto inciso, perché appunto non, a Capodimonte non ci sono percorsi speciali per categorie di pubblico, ma si tende a voler raggiungere l'obiettivo di una piena accessibilità delle collezioni, del bosco, del parco, e su questo stiamo lavorando molto, anche organizzando appunto delle attività che abbiano degli elementi per essere quanto più inclusivi possibile. Nello specifico, qua vedete le immagini di dei percorsi tattilo-narrativi per le persone cieche e ipovedenti, per le loro famiglie, gli accompagnatori. Quindi quando noi abbiamo a che fare con visite di questo tipo, si tratta sempre di gruppi eterogenei di visita, e lo facciamo nell'ambito di una di un protocollo d'intesa con il Socorso in Casa, e facciamo parte di una rete molto estesa, campana ma anche nazionale, che prevede appunto che ci siamo in questa rete istituti di cultura, centri di ricerca, università, associazioni di categoria, e si crea in questa rete un tessuto connettivo per cui ci si scambia buone pratiche, ci si vede per una formazione, si comunica un calendario delle attività che noi proponiamo. Ci sono le associazioni di categoria che costantemente sono in contatto con noi e ci danno anche una mano relativamente all'esecutività, per esempio, dei progetti legati all'accessibilità contro le barriere architettoniche degli edifici del bosco che stanno in restauro, ad esempio. Capita che ci sono gli esperti che vengono a vedere se effettivamente i progetti in fase esecutiva corrispondono a quello che in realtà è stato ipotizzato su carta. E quindi questa è una realtà molto importante. Diciamo che il lato negativo è che è tutto, diciamo, sulle spalle di due nostre colleghe, Giovanna Carraffa e Maria Rosaria Sansone, molto brave, che prestano appunto, oltre a fare tante altre cose, si occupano anche di questi percorsi, e quindi permettono ai gruppi così costituiti di toccare alcune opere e di introdurli in un percorso complesso, appunto facendoli usare le mani, facendoli usare anche, per esempio, con l'utilizzo del pianoforte, raccontano in un certo modo le opere d'arte, il bosco, ed è un'attività molto impegnativa anche dal punto di vista proprio emotivo, e per cui insomma diciamo, costituire un calendario fitto di queste attività per noi risulta abbastanza difficile. Però insomma è un'esperienza che oramai noi portiamo avanti da 8 anni, da quando c'è il direttore, per cui è consolidata e siamo molto orgogliosi di questo tipo di iniziativa. Poi c'è, questo è uno degli ultimi progetti a cui tengo particolarmente, Elisa, Enjoy Your Lisart, ed è un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. C'è stata un'associazione con la Regione Campania Capofila, che ha coinvolto 3 istituti campani: Museo Real Bosco di Capodimonte, Museo Archeologico e Parco Archeologico di Pompei. Insieme abbiamo deciso come utilizzare questo finanziamento, e quindi è stata un'esperienza anche decisionale importante, e alla fine abbiamo realizzato 26 video in lingua dei segni italiana e 26 video in lingua dei segni internazionale sulle opere d'arte, sui capolavori delle varie collezioni del Museo di Capodimonte, e sui giardini, sui 3 ordini di giardini, sulle specie rare all'interno del bosco, e dei video introduttivi. Questi video, se ne possiamo vedere uno introduttivo. Thank you.
È stata per me una bellissima esperienza questa, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione dei testi per gli interpreti che dovevano poi, diciamo, appunto gesticolare, no? Perché mi immaginavo in maniera piuttosto superficiale all'inizio che si trattava di una semplice trasposizione, invece come ogni traduzione implica ovviamente dei compromessi, diciamo, difficoltà relative alla al grado di approfondimento che non doveva scendere troppo, ma dovevano essere comunque testi che gli interpreti potevano facilmente, insomma, recitare. E quindi è stato un lavoro che abbiamo realizzato con il Dipartimento Scientifico e quello di comunicazione insieme agli interpreti assunti dalla Regione Campania per realizzare questi video. E poi vi parlo di questo ultimo, poi chiudo, quest'ultima attività che non è un'attività per disabili, quindi mi piace concludere così l'intervento proprio perché tutte le attività che abbiamo visto, cioè sono sempre fatte per gruppi eterogenei di pubblico, non è mai, anche gli itinerari tattili li fanno anche le persone che vedono, e anche i video in lingua dei segni li utilizzano anche le persone che sono nelle sale, vedono il QR code dalla app di Copculture, vedono il video, perché obiettivamente in 2 minuti tu hai una panoramica su un autore, un'opera d'arte, quindi sono diciamo degli strumenti che servono effettivamente ad un vasto pubblico. Nello specifico questo è stata la Festa dell'Albero 2022 a novembre, che abbiamo realizzato in collaborazione con il Liceo Musicale Margherita di Savoia di Napoli, ed è stato, cioè secondo me è un tipo di attività modello perché ha delle caratteristiche che si prestano ad essere un'attività assolutamente trasversale e inclusiva, perché si trattava di una caccia al tesoro per i ragazzi delle scuole elementari per far conoscere loro gli alberi monumentali all'interno del Giardino dei Principi, vicino alla Palazzina dei Principi. Lì in quel giardino si concentrano ben 5 degli alberi monumentali del Bosco di Capodimonte. Gli alberi monumentali sono degli alberi, lo diceva anche il direttore prima, che sono tutelati open legge perché sono trattati come se fossero delle vere e proprie opere d'arte, perché per la rarità, per la monumentalità e anche l'importanza storica, questi alberi vengono censiti e c'è un elenco nazionale, c'è tutto un lavoro dietro anche in collaborazione con la Regione Campania, l'Ufficio della Forestale. E quindi questo gioco, quindi praticamente i bambini
avevano la possibilità di scoprire dei dettagli di questi alberi, annusando le foglie di melaleuca e di eucalipto, abbracciando questi enormi tronchi. Infatti bisognava che molti bambini insieme si mettessero per poter abbracciare un tronco. C'erano gli indizi musicali dei musicisti, per esempio, per far indovinare la provenienza geografica di un albero. C'era il ragazzo con il gong cinese per far capire che il canforo proviene appunto dalla Cina. E quindi il coinvolgimento dei cinque sensi. In quell'occasione effettivamente c'erano tutti e cinque sensi utilizzati, e poi c'era un tipo di approccio didattico non formale, per cui alla fine tutti i bambini conoscevano che cos'è un albero monumentale, quali erano le provenienze geografiche, perché che cos'è un giardino paesaggistico, perché erano lì. E con il gioco, con gli indovinelli e con la musica. E poi si tratta di un'esperienza corporea, cioè non è un tipo di attività in cui si è solo passivi in ascolto, ma si esplora la bellezza del giardino e lo si fa in una maniera anche non razionale, piuttosto libera, e appunto così da appropriarsi in qualche modo di un luogo. Quindi secondo me io ho portato questo esempio come ultimo proprio per indicare il fatto che il museo nel Bosco di Capodimonte come strategia proprio non prepara dei percorsi riservati per categorie di pubblico, ma appunto cerca in qualche modo di utilizzare la multisensorialità, la multidisciplinarità e questo approccio, perché alla fine il pubblico, sebbene eterogeneo, è unico e sicuramente ci vantiamo del supporto di specialisti delle scienze mediche, pedagogiche, motorie, ma lo facciamo proprio in relazione al fatto che il nostro obiettivo dovrebbe essere, ed è quello appunto di una piena accessibilità sia del museo e delle opere d'arte, sia del bosco. Grazie. Perché è più facile, perché io sono diverse slide, quindi veniamo più allora, facciamo cambio, se questa sì, si mette qui, le porto il microfono qui. Grazie. Un attimo solo. Ecco, si facciamo prima, altrimenti sì, se mi segue io la faccio. Andiamo veloci. Ho messo anche l'anteprima della successiva. Perfetto, grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi presento, sono Giovanni Minucci, presidente della cooperativa sociale il Tulipano. Dopo le due relazioni così belle e così ricche, io introduco il mio intervento, che spero si tenga nei pochi minuti che mi sono stati, che abbiamo concordato ieri con Giuliana, con queste due foto fatte ieri mattina, dopodiché potrei anche salutarvi, perché qui c'è tutta la sintesi di quello che proverò a testimoniare e raccontare. Una foto del museo, della sua bellezza e del bosco. E ieri mattina ero a Capodimonte, e avevo la fortuna di abitare vicino a Capodimonte, per godermi la bellissima giornata di sole e quindi ricaricarmi, ed ho incontrato il direttore per caso. E la cosa che mi ha colpito è la cura per il particolare, lui è andato a controllare il funzionamento delle fontanine. Ora, questo aspetto così particolare, un episodio, è proprio la chiave di volta di quello che io proverò a raccontare con la nostra proposta, Tulipano Art Friendly, che è un progetto culturale, quindi voglio anche sdoganare un attimo la presentazione sociale che si porta come modello culturale, di welfare culturale, proprio incentrato su quello che è l'approccio particolare dei nostri ragazzi, cioè quello dei ragazzi con autismo a cui noi ci dedichiamo, che concentrano la loro attenzione sul particolare, prima ancora che sulla visione di insieme. Quindi la bellezza colta dal particolare.
ho imparato con loro negli anni a guardare le cose a partire dal particolare, ad essere più attento, meno superficiale. E questo episodio di ieri mi ha aiutato a rileggere tutta la mia relazione di questo momento. Chi siamo? Siamo appunto una cooperativa che incentra i propri obiettivi, diciamo, i propri principi ispiratori sul progetto di inclusione, valorizzazione di differenze, modello di qualità di vita, percorsi abitativi. Ci rivolgiamo ad adolescenti, adulti con autismo e con disabilità cognitive, non facciamo attività sanitarie, terapeutiche, è tutto incentrato sul progetto di vita che poi si realizza in diversi servizi a partire dal co-housing, una piccola esperienza di co-housing e per quello che mi riguarda io mi occupo di progetti di inserimento lavorativo dei ragazzi e adulti nel mondo del lavoro. Poi realizziamo una serie di attività di supporto e sollievo per le famiglie durante, diciamo, il tempo libero, che è un altro aspetto importante che è particolare per i nostri ragazzi, perché al di là del momento scuola, terapia, poi c'è il momento del tempo libero. E l'esperienza realizzata diversi anni a Capodimonte è stata un'esperienza di fondamentale importanza per la cooperativa, ma per l'associazione Famiglia e Rete, di cui la cooperativa Il Tulipano è braccio operativo, un'associazione di genitori che abita, che vive lì, nella terza municipalità, e che grazie al bosco di Capodimonte trova un beneficio enorme, ha trovato la propria casa. Luoghi della cultura accessibili e fruibili, che sono luoghi di apprendimento, socializzazione e inclusione, e dunque il modello Tulipano Art Friendly, che si rivolge a scuole, insegnanti, famiglie, associazioni di genitori, centri creativi, musei e educatori museali. Modello, e qui anche un aspetto importante che sottolineo sempre, che non è ghettizzante, cioè non è soltanto rivolto a ragazzi con autismo, ma che è capace di includere l'intero contesto classe, il gruppo di amici, i familiari. Si capovolge la chiave di inclusione, di fruizione dei luoghi della cultura, quelli che molte volte ancora oggi si legge dalla cronaca, i ragazzi non vengono, non partecipano alle visite didattiche perché, diciamo, non c'è il sostegno che li accompagna o si ha paura di accompagnarli. Con la nostra attività capovolgiamo completamente il processo. Il ragazzo che diventa, diciamo, attrattore attraverso delle attività proposte che noi proponiamo, che realizziamo attraverso appunto il percorso museale, che accompagna e in modo interattivo i suoi compagni classe. Questa è la rete dei musei che aderiscono al modello Tulipano Art Friendly, quella abbastanza nutrita, musei importanti e musei minori che insieme condividono questo modello, a partire dal Museo di Capodimonte, dove siamo, appunto, abbiamo iniziato 7 anni fa, e poi sono aggregati lungo la strada tantissimi altri musei, dove in ogni sito attuiamo dei percorsi specifici, ovviamente nel rispetto della narrazione del contesto museale, e quindi c'è il Museo di Arte Contemporanea, il Madre, che ha il suo percorso, che ovviamente sarà diverso dalla Cappella San Severo in Blu, dico solo alcuni esempi, Dulcis in Fundo, ultimamente abbiamo cominciato a collaborare con il Parco Archeologico di Pompei, con il progetto Ragazzi di Pino. Qui il Museo di Pestum, il percorso Un Tuffo nel Blu, quindi ogni museo o istituzione culturale che aderisce, realizziamo un percorso contestualizzato che abbia rispetto ovviamente dei contenuti della narrazione del museo e che coinvolga, questo è un altro aspetto importante, un progetto di coprogettazione, l'associazione del territorio. Questo è l'ultimo processo di attività di sperimentazione con il DIAC di realtà virtuale, fatta l'ultima attività fatta al Museo Mano settimana scorsa, precedentemente a San Martino e un anno fa al Real Sito di Carditelli. Vi salto la parte che però per noi è fondante della nostra proposta, il diritto alla cultura, il diritto alla cultura per tutti, richiamandomi, già l'ha fatto Liliana, alla Convenzione di Faro, alla Conferenza Generale di Praga rispetto alle definizioni di musei accessibili e inclusivi, alla Conferenza UNESCO dove la cultura è il patrimonio di tutti. Diritto alla cultura che appunto viene poi declinato in Italia con la Costituzione e con alcuni articoli specifici che parlano appunto di fruizione e accessibilità, e
nel modo particolare voglio sottolinearvi al codice dei beni culturali e del paesaggio, dove si parla di tutela e di valorizzazione, laddove valorizzazione promuove la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica nel patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili. Questo è il punto da cui noi partiamo per le nostre proposte, per fare una progettazione inclusiva che abbia come tema la personalizzazione, ambienti supportivi e l'assimilazione come ambiente che accoglie le persone tutte, ciascuna con le proprie differenze, con le proprie potenzialità e abilità. Ho scelto questa sera di parlare di un tema abbastanza complesso, ma che è il punto di partenza della nostra proposta: la bellezza come motore per il benessere psicofisico di tutti, non soltanto dei ragazzi con autismo, di tutti quanti noi. La bellezza le cui fonti sono appunto nella natura, nella sua dimensione corporea, quindi l'ambiente, nella umanità, le persone tutte belle con le proprie differenze, con le proprie particolarità, l'arte, la dimensione estetica. Quella che i greci chiamavano kalos agathos, no? Stare bene con se stessi, gli altri e il mondo. E che diventa riscoperta della identità personale e dell'appartenenza. Il progetto Un Bosco Reale per Tutti, vado anche subito a portare esempi concreti, è diventato un progetto di appartenenza di famiglie del territorio, della terza municipalità, che oggi vivono il museo e il bosco come proprio. Prima era un posto come tanti altri, oggi appartiene a noi, appartiene al territorio. E quindi questo processo si è innescato proprio grazie alla trasformazione di quel luogo, che io ricordo 10 anni fa, quando andavo al bosco a correre, c'erano i topi. Oggi è un posto spettacolare. E c'è il rispetto anche nel non buttare quella carta a terra, perché si è attenti alla cura insieme. Bellezza come processo di cura. Richiamo i principi della neuroestetica, dove la bellezza può far bene all'equilibrio psicofisico delle persone. Due aspetti nuove, due declinazioni nuove del concetto di bellezza, oggi associata a giustizia, sostenibilità sociale, ambientale, economica, quindi bellezza, l'economia della bellezza, economia dell'accessibilità, anche diciamo, il valore economico dell'accessibilità è un bene economico strettamente connesso a quello che è la responsabilità sociale. L'invito di coltivare la bellezza, no? Che c'è nel bosco, ieri mattina ho fatto questa foto, perché l'invito ad essere, ad elevarsi attraverso la bellezza. Respiriamo, regaliamo ossigeno, ma significa proprio ossigenarsi interiormente, essere partecipi di un qualcosa di bello che tra natura e arte ti aiuta ad essere migliore. E questo ancora una volta non soltanto per i nostri ragazzi, ma per tutti. Quindi la natura e l'arte, l'incontro della bellezza con la unicità e particolarità. Torniamo al concetto di particolarità. La bellezza della natura, la bellezza delle opere d'arte ci richiamano quanto sia importante la unicità di quell'opera, di quella realizzazione e quindi del particolare, e che è anche una chiave di volta che permette di conoscere l'unicità di ciascuno di noi. Abbiamo provato a traslare questo concetto dall'arte, la natura, la bellezza, alla bellezza dei nostri ragazzi, con le loro abilità, con le loro competenze, quindi in una logica funzionale, pur con le nostre difficoltà. Quindi attraverso questo concetto di bellezza come valore unico e particolare, riusciamo, dobbiamo leggere la bellezza di ciascuno di noi e le possibilità, le capacità, le abilità di tutti, in modo particolare dei nostri ragazzi, nei loro diversi funzionamenti, quello più complesso a quello più alto. E quindi diventa un motore per lo sviluppo, per l'empowerment, capacità di crescere la persona, progetto di vita, qualità di vita. Quei principi che abbiamo posto inizialmente come principi fondanti su cui si regge la cooperativa Il Tulipano. Dall'attività sociale, attività, lo sviluppo di un processo culturale che permette di crescere, far crescere noi tutti. Il ruolo di Tulipano Art Friend in questo modello è quello di facilitare la comunicazione,
cioè valorizzare l'esperienza museale, il pensiero divergente dei ragazzi con autismo, interpretandone i codici di comunicazione loro congenali che non coincidono con i nostri, con quelli del normotipico convergente. L'autismo non è un errore di sistema, ma è un altro sistema operativo. Il nostro compito, io non sono educatore museale, sono pedagogista specializzato in autismo e specializzato nei processi di inclusione degli adulti nel mondo del lavoro e processi di autonomia. Il mio compito, ovviamente non mi sostituisco all'educatore museale, allo storico dell'arte, lo affianco se laddove costruiamo insieme il percorso, per mediare il processo di comunicazione, per far sì che quell'esperienza possa essere un'esperienza arricchente, felice, partecipata di tutti e in modo particolare dei nostri ragazzi che accompagniamo. In che modo, in che forma, ve lo mostro con la prossima slide, un esempio, attraverso agende visive. In alcuni casi, in alcuni musei abbiamo sfruttato delle app che permettono, attraverso l'immagine, di poter mediare il contenuto, la comunicazione e quindi poter interagire con i ragazzi. Ma questo processo di interazione non è soltanto, tornerò spesso a questo concetto, per ragazzi con autismo, è tutta la classe si diverte e partecipa al percorso. È un modo diverso di vivere il museo, sicuramente meno didascalico, ma lì poi c'è lo storico dell'arte, i contenuti, non è più partecipativo, più un momento di felicità, di condivisione, di esperienza positiva che crea benessere. Quindi la bellezza mi fa star bene in un luogo unico al mondo. Ecco che i musei diventano un luogo di apprendimento, che si prende cura delle persone, accoglie, ascolta, mette in sintonia la persona con l'esperienza che stanno facendo, ma è anche luogo di incontri, di relazioni, di scambi, luogo dinamico, inclusivo, accogliente ed ospitale. I principi del nostro proposta, appunto, spunto, l'accessibilità, fruibilità ed inclusione, che sono processi in continuo divenire. Lascio sempre questa immagine, è un cantiere aperto dove diversi attori, stakeholders portano il proprio contributo. In questo vi partecipano le università, le istituzioni museali, le famiglie, le associazioni di famiglie sono parte integrante di questo processo perché sono i primi a portare i bisogni o a dare il feedback delle proposte, le persone con autismi, gli educatori. Una slide per presentarvi velocemente gli anni di attività a Capodimonte, quest'anno è il 7° anno di Bosco Aree per Tutti. È l'aspetto importante dello spazio che diventa luogo dell'apprendimento e stimolo al tempo stesso. Fare esperienza della bellezza, intelligenza spaziale, citando Gardner. Percorsi di fruizione del Museo Real Bosco di Capodimonte, delle bellezze artistiche, delle bellezze naturali, il bello non come disciplina supplementare alla formazione, richiamandomi alla relazione di Liliana, ma parte integrante di essa, esperienze da vivere insieme con gli amici, compagni classe, familiari, compagni di scuola. Qui delle foto rispetto a che cosa facciamo durante la nostra attività in Bosco Aree per Tutti. Il laboratorio botanico, che non è attività per stare insieme e trascorrere la mattinata, è attività strutturata, pensata, diciamo programmata, a cui si accede tutte le attività del bosco, si accede tramite prenotazione. Dobbiamo sapere prima quali sono i bisogni, quali sono le funzionalità, quindi c'è anche una sorta di valutazione iniziale in base alla quale poi si va a costruire la proposta. Attività motorie che svolgiamo in collaborazione con i tirocinanti del Dipartimento di Scienze Motorie del Benessere. Like bike, abbiamo avuto la fortuna di avere, siamo una delle cooperative che ha diverse hike bike, la bici dell'abbraccio, e il bosco permette questa attività in modo protetto. L'hike bike è una bici che permette la pedata assistita e quindi ragazzi che non sono mai andati in bici, che hanno difficoltà andare in bici, nel bosco abbiamo questa attività domenicale dove possono esperire andare in bicicletta, grandi e piccoli. Laboratorio creativo, laboratorio musicale, le visite museali per i familiari. La formula unica nell'albero delle nostre collaborazioni con i musei, Capodimonte è particolare per questo, ci sono due aspetti
forti, potenti, la natura e il museo. Mentre i ragazzi sono impegnati in attività con noi al bosco, i genitori possono partecipare alla visita museale che realizza poi il museo. Quindi dare possibilità di sollievo alle famiglie non è un tema così scontato, è un'opportunità unica che riusciamo e riesce grazie al museo possiamo realizzare. Le famiglie vanno al museo, i ragazzi sono con noi impegnati. E questa è inclusione, questa è accoglienza. Famiglie che non sarebbero mai andate al museo, perché è complicato andare al museo. Però, nell'ottica dell'inclusione, saremmo poi, diciamo, non inclusivi se non portassimo anche i ragazzi. Realizziamo, sempre con i servizi didattici, anche dei momenti in cui i ragazzi partecipano a dei percorsi nel museo. Quindi, due momenti diversi. Un boscale per tutti, dove lo spazio, prima si parla di spazio, impara lo spazio, impara nello spazio come momento di conoscenza di se stessi, degli altri, e dove la misurazione, misurare, contare le ripetizioni in un esercizio, la quantità diventa conoscenza del mondo interiore e mondo esteriore. Andare avanti e indietro come esercizio diventa un prima e un dopo. Il concetto spaziale diventa concetto temporale e se hanno altre acquisizioni io posso generalizzare nel tempo, anche nel mio ambiente di vita quotidiano. Museo della cultura con al centro la persona. Progettare degli interventi che abbiano sempre come obiettivo la persona. E ancora una volta sottolineo non la persona con autismo, le persone tutte, con i propri bisogni, la propria individualità e peculiarità. Persone sono le associazioni di genitori che partecipano a questo progetto, diverse. Persone sono i referenti dei servizi educativi e poi i referenti del dipartimento che collaborano con noi, dipartimento accademico e patrimonio, perché è anche un progetto di ricerca. Persone che a loro volta fanno parte di comunità, di un territorio. E quindi, ecco, il logo di Famiglia in Rete, l'associazione della terza municipalità, che ha fatto proprio del bosco casa sua, grazie all'accordo, alla convenzione con il museo. E anche qui non è scontato. Avere uno spazio che possa essere strutturato, accogliente, dove già dalla comunicazione, da qualche anno grazie alla, diciamo, alla conversione diretta con l'IA, abbiamo dei punti di riferimento stabili che ci permettono di poter far sì che veniamo accolti anche dal servizio di sorveglianza, che ci conoscono. Sappiamo dove poterci collocare e questo è importante, significa essere un museo accogliente e inclusivo. La persona al centro e Tulipano Art Friendly promuove nel suo agire anche l'attivazione di servizi che possono essere a cascata, possono avere anche una ricaduta territoriale, perché pensare al museo di Capodimonte e non pensare alla possibilità di fermarsi per fare una pizza, andare al bar, e che non sia questa persona, questo esercente, preparato ad accogliere le persone. Vuol dire aver creato una bellissima esperienza, ma poi essere isolati. Quindi costruire attorno anche un territorio accogliente, che possa accogliere le persone tutte, in maniera consapevole e responsabile, significa creare anche una sorta di incentivo allo sviluppo territoriale, no? Creare economia, perché quell'esercente sarà capace di accogliere i gruppi con questi bisogni. Il lavoro di raccolta dati è un lavoro fondamentale, perché questo è un processo anche di continuo divenire, fatto di valutazione, scheda analisi bisogno di ingresso, e da poco abbiamo inserito anche un sistema di valutazione in base agli ICF, quindi che permettono anche una valutazione iniziale del funzionamento della persona, e potremmo arrivare anche a fare una serie di appuntamenti, di cicli, appuntamenti con un gruppo di ragazzi target, per poter poi arrivare a dargli un risultato finale, no? Che cosa succede dopo una serie di incontri. Questo materiale, patrimonio, che si può dare alle scuole, agli insegnanti, alle famiglie, perché questa attività possa essere poi sviluppata successivamente. Musei, luoghi della cultura come luoghi di fragilità che tutelano opere fragili, accolgono, curano, fra virgolette, persone fragili,
che a loro volta se ne prendono cura, e quindi innescano un circolo virtuoso di cittadinanza attiva con il coinvolgimento di persone, comunità e territori. Questa è poi la parte del progetto che a me piace presentare in modo particolare perché, diciamo, è il mio campo, il gruppo Tulipano Lab, che giovani adulti con autismo che partecipano alla costruzione dei percorsi, che partecipano a Pompei, che fanno parte del progetto di manutenzione di un'area verde di Pompei e che a Pompei hanno avviato adesso un progetto di agricoltura sociale. Quindi luoghi della cultura inclusivi anche per lo sviluppo, per l'autonomia personale dei nostri ragazzi. Grazie. L'opportunità di raccontare l'inclusione sociale da un'altra parte e quindi da chi appunto lavora tutti i giorni con le fragilità di tutti i tipi, la disabilità, la fragilità, diciamo, dei bambini e anche delle donne vittime di violenza e del nostro rapporto invece con l'arte. Noi siamo l'Orsa Maggiore, io sono Francesca D'Onofrio e sono la presidente di questa cooperativa. L'Orsa Maggiore è una cooperativa costituita molti anni fa nel 1995, oggi abbiamo 28 anni, composta prevalentemente da donne, siamo 31 soci di cui 30 donne e un uomo, e tutti guardano con quello sguardo quando lo dico. E nasciamo nell'area del Rione Traiano, un'area di Soccavo, del quartiere di Soccavo, molto povera, con una forte presenza della criminalità organizzata, da un'associazione di volontariato. Quando nasciamo, ovviamente, la nostra idea era quella di dare e costruire una società migliore per quelle donne e per quei bambini che in quel territorio vivevano e vivevano una situazione di fragilità, di violenza, di esposizione alla criminalità organizzata. I nostri bambini vedevano spacciare la droga, le loro mamme spesso venivano picchiate dai mariti e quindi iniziamo a lavorare per dei progetti di inclusione e di realizzazione di servizi alla vulnerabilità, alle persone con vulnerabilità e fragilità. Diciamo che negli anni abbiamo cominciato a costruire in quel territorio una rete di servizi sempre più grande e siamo cresciuti e poi negli anni ci siamo resi conto che nel momento in cui lavoravamo con i bambini, con i giovani, con le famiglie, avevamo bisogno di lavorare sull'inclusione, che è tutta, perché anche la fragilità dei bambini e delle donne e il loro accesso alle opportunità di questa città era limitato. Vi racconto che i nostri bambini delle volte, molti anni fa, ora purtroppo non è più così, prendevano l'autobus e arrivavano al centro di Napoli, a Piazza Municipio, e si spaventavano perché non pensavano di essere andati chissà dove. In realtà erano semplicemente usciti, erano semplicemente attraversato la città. Per cui creare, oggi è scritto nei manuali pedagogici, che creare opportunità di inclusione vuol dire anche portare dei bambini che non hanno mai visto ad un museo, perché questo contrasta quella che è la povertà educativa, perché esiste un nuovo concetto che è quello non solo della povertà economica ma anche della povertà educativa, che è fatta di opportunità. E quindi lavorare in questo senso, come fate voi che siete gli specialisti, come fa il museo, diciamo, del Bosco di Capodimonte, di cui noi soffriamo sempre, siamo spessissimo lì, per noi è molto importante perché ci permette di lavorare affinché questi ragazzi possano contrastare anche quella che non è soltanto la povertà economica ma anche la povertà educativa e dargli accesso a delle opportunità che altrimenti non avrebbero, perché le loro famiglie
non riescono a permettere, non sta neanche nel loro stile di vita quello di andare a visitare un museo o stare in un parco come quello del Bosco di Camminute. Comunque, diciamo, per tornare a noi, l'impegno quindi è stato negli anni quello di lavorare con queste persone, e ad un certo punto ci rendevamo conto che questi bambini che da piccoli avevano delle disabilità programmate dalla nascita o che avevano subito delle esperienze sfavorevoli infantili come abuso o maltrattamento o erano state vittime di violenza assistita proprio perché figli di quelle mamme che vivevano una situazione delicata da adulti non avevano le stesse possibilità che ovviamente avevano i ragazzi, diciamo, normodotati. E ci rendevamo conto che una volta fuoriusciti dal percorso scolastico questi ragazzi si isolavano sempre di più, per cui nel 2010 il comune di Napoli ci chiama per assegnarci un bene confiscato alla Camorra che è qua vicinissimo a via Bracca 50, che è l'ex villa del boss Michele Zazza, il re del contrabbando. È incredibile quanto il re del, quanto a Rione Traiano il contrabbando era una delle attività delle persone con cui noi lavoravamo e che manteneva la vita dei nostri utenti. E quando ci chiamano andiamo a vedere questo posto, che è un posto bellissimo, ha una fantastica terrazza sul mare, si vede tutto il Vesuvio, e ce lo affidano e noi pensiamo immediatamente a quei ragazzi che non riuscivamo più a seguire, per cui nasce Casa Blu, che è un... seguendo tanto la presentazione, nasce Casa Glò, che è un luogo, nasce in realtà prima la Glorietta, attorno a un progetto che si chiama Una lucida follia, perché appunto ci sembrava una follia gestire un posto così grande, un'altra parte della città completamente diversa da quella a cui noi, diciamo, a cui noi eravamo abituati. E creiamo questo posto, grazie a dei finanziamenti avuti dalla Fondazione con il Sud, riusciamo a ristrutturare il bene e a rendere un luogo accogliente per i ragazzi. Oggi appunto il nostro bene, il bene è stato affidato a noi nel 2019 perché abbiamo ripartecipato al bando per l'affidamento e lo abbiamo in gestione dal 2019 per 10 anni più 10 anni, quindi diciamo abbiamo una lunga prospettiva. E sicuramente i ragazzi in questo luogo vivono delle opportunità che sono di socializzazione, di ripresa di alcuni tipi di attività e di autonomie che normalmente vengono perse, perché l'isolamento fa perdere, l'isolamento dopo la fine del percorso scolastico fa perdere le autonomie. Anche noi non siamo diciamo, un servizio terapeutico o socio-assistenziale, ma siamo una casa sociale. Quindi nel 2019, quando scriviamo il progetto, dopo gli anni di esperienza dall'affidamento, quindi dopo i primi 9 anni, chiamiamo appunto questo posto Casa Glow. E ho con me Gianluca, che è il coordinatore del servizio, responsabile ormai della reclusione della cooperativa, che vi racconta sia un po' le attività che i ragazzi svolgono e poi vi abbiamo portato qual è il nostro approccio all'arte, qual è l'approccio dei nostri ragazzi che frequentano le attività all'arte e alle nostre visite nei musei. Quindi passo la parola a Gianluca. Salve, buongiorno. Gianluca Bove dell'Orsa Maggiore. Io sono molto felice di essere qui, ringrazio la Fondazione anche perché io sono di Capodimonte, quindi ho vissuto il bosco da ragazzo con un po' di paura a volte anche di entrare da ragazzo, e viverlo oggi invece, vedere tutto il lavoro che è stato fatto, è stato veramente molto emozionante. Quindi lo vivo da genitore oggi, quindi è veramente un'emozione vedere tutte le cose che sono state presentate, quindi ringrazio veramente la Fondazione per questa opportunità. Come diceva Francesca, Casa Glo è una casa sociale che ospita giovani con fragilità. Sono tutti ragazzi usciti dal percorso scolastico che hanno dai 20 ai 40 anni, e all'interno delle nostre attività
si svolgono lavori per il potenziamento delle autonomie. Come si diceva prima, l'idea è quella di rovesciare un poco l'idea, cioè di pensare al rovescio il mondo dei servizi, non partire dalla fragilità come una malattia da curare, quindi come e centrarsi sulla fragilità del ragazzo, ma quello di partire appunto dalle potenzialità, quelle che sono le potenzialità del ragazzo, e andare a lavorare su quelle in modo tale da poterli preparare poi ad affrontare il mondo esterno. Quindi ci proponiamo un pochino come un ponte nella vita dei ragazzi, una tappa, un pezzo di passaggio, non un posto dove loro dovranno stare per sempre. Quando ci è stato proposto di fare questo intervento, come equipe abbiamo deciso di parlare con i ragazzi, cioè la nostra idea come tutto è stato quello lì di coprogettare insieme questo intervento, anche perché l'idea dell'arte con i ragazzi, cioè il rapporto con l'arte con i ragazzi, è nato da una loro proposta. Perché a Casa Glo lavoriamo sulle autonomie dei ragazzi, lavoriamo ovviamente sulle competenze e il mantenimento di quelle che sono le competenze cognitive, sul mantenimento e l'acquisizione anche di competenze personali e poi anche sulla promozione di quelle che sono le loro passioni, quindi la pittura, il teatro, l'arte, tutta questa sfera. E abbiamo un laboratorio di pittura che i ragazzi svolgono due volte a settimana, e da loro in un lavoro di coprogettazione è nata questa idea: ma perché non andiamo al museo, andiamole a vedere i musei? All'inizio anche con un po' di diffidenza da parte dei genitori, perché i genitori dicevano: non è, mio figlio si annoia, non è un luogo adatto ai ragazzi, noi non andiamo mai. E quindi abbiamo iniziato anche con dei piccoli gruppi a vivere questa esperienza. Abbiamo raccolto anche un poco quelle che sono state le testimonianze dei ragazzi, cioè qual è il vostro rapporto con l'arte, cosa vi piace, perché vi piace andare a museo, perché siamo partiti veramente con dei piccoli gruppi, perché inizialmente molti genitori hanno deciso di non mandare ragazzi, poi piano piano sono diventati sempre di più ragazzi che hanno partecipato, e le risposte, abbiamo segnato alcune risposte che nella loro semplicità ci sembravano veramente esaustive, perché gli piaceva vedere le statue, le persone famose, quindi sviluppava la curiosità, chiedevano all'operatore o anche a volte al personale del museo: ma chi era questa persona? Quindi sviluppava in loro la curiosità, o anche l'idea di vivere delle esperienze che quando loro erano con la scuola, purtroppo, come si diceva prima, non sempre i ragazzi avevano l'opportunità di partecipare alle visite guidate. Quindi qualcuno ci ha sottolineato proprio questo aspetto: piace andare perché sto con il gruppo dei miei compagni, perché posso fare le foto, perché quando torno a casa posso raccontare a mio fratello che anche io sono andato al museo, anche io ho visto il quadro. Quindi questa promozione del benessere che hanno avuto loro da questo rapporto con l'arte. E poi con un piccolo gruppo abbiamo fatto un'esperienza che è nata da loro, perché abbiamo fatto un poco di ricerca anche su internet per vedere quali sono le mostre che vengono fatte, e con un gruppo siamo stati a questa esperienza immersiva di Van Gogh, e loro ci hanno raccontato il benessere, la serenità che hanno vissuto. Quindi diciamo che l'idea è stata questa. Per qualcuno, forse era la prima slide, perché Marco ci raccontava della curiosità di vedere come vivevano le persone prima di noi, cioè quindi come vivevano, vedere le cose del passato, le monete, le statue di terracotta. Qualcuno ha immaginato chissà che cosa facevano. Allora anche lo stimolo che poi è nato nelle discussioni successive con i ragazzi, chissà come vivevano loro prima di avere cellulari. E quindi questo rapporto che noi, devo dire la verità, siamo rimasti piacevolmente sorpresi, sia noi che le famiglie, cioè di quanto i ragazzi si siano calati in questa realtà, e di quanto poi, come vi dicevo, il gruppo è cresciuto, poi hanno iniziato a programmare loro delle uscite. E poi un altro aspetto invece del rapporto con l'arte che volevamo condividere con voi era quello del laboratorio artistico che i ragazzi creano. Qua diamo proprio la parola a Marco, che ci voleva fare un video brevissimo che ci voleva spiegare le attività che vengono svolte presso il bene confiscato. Allora, andiamo con la tecnica e la fine della slide.
insomma era questo, ma abbiamo scelto, vabbè, queste poi sono dei piccoli, cioè alcune tipologie di lavori realizzati dai ragazzi. Abbiamo scelto questo video di Marco perché Marco è abbastanza vivace, diciamo così, chi lo conosce lo sa, è abbastanza vivace, però quando c'è il laboratorio di pittura, come diceva lui, lui si immerge totalmente nel laboratorio, quindi, e questo è anche un po' quello che succede quando loro vanno, sono stati ai vari musei, anche dei ragazzi che solitamente sono quasi incontenibili, anche fisicamente, si fermano, si appassionano, e quindi ci faceva piacere quando all'inizio ne parlammo con Roberto che sottolineare proprio questa possibilità di vivere questi spazi, come avete detto prima, che erano sempre stati pensati inaccessibili per loro, dalla scuola, dai genitori, invece partendo poi da una coprogettazione delle attività con loro è stato possibile vivere questi spazi. Questo era il nostro intervento. Questi sono dei lavori dei ragazzi. Grazie. Mi tocca. Questo ruolo complicatissimo di riuscire in qualche modo a sintetizzare la molteplicità di stimoli che sono emersi anche stasera, che mi sembra però una serata molto interessante perché dal momento che l'obiettivo della nostra serie di attività era narrare il patrimonio museale, credo che una serata come questa abbia evidenziato in maniera estremamente chiara la complessità della gestione di una macchina come il museo, una macchina culturale che richiede attenzioni, cure, competenza e sguardi soprattutto molto ampi. Io sono particolarmente contenta stasera perché anch'io sono un utente del posto di Capodimonte, nel senso che ho sempre apprezzato questa straordinaria capacità di restituire la complessità di un progetto che a volte si dimentica perché spesso si è guardato, certo anche la situazione in cui siamo oggi ci spinge a guardare Capodimonte soprattutto rispetto all'edificio, al lavoro straordinario di Maraioli, di De Felici, di Causa, di Bologna, però si dimentica che in realtà il finanziamento di Capodimonte fu voluto dalla Cassa del Mezzogiorno e nel progetto della Cassa del Mezzogiorno c'era esattamente quello che il nostro direttore ha fatto, cioè questa coesione straordinaria tra l'edificio, il bosco, tra la natura e lo spazio, perché venne individuata proprio questa complessità e questa specificità del complesso, chiamiamolo così, di Capodimonte come elemento forte e come novità reale in un contesto come quello napoletano che è abituata ad altre tipologie museali, quindi grazie per questa straordinaria restituzione che effettivamente è stata una straordinaria opera anche di comunicazione. Quello che io ho sempre apprezzato da cittadina è stata l'attenzione alla comunicazione, una comunicazione effettivamente inclusiva e accessibile a tutti. E credo che uno dei punti chiave su cui spero ci sia un minimo di intervento, perché davvero è straordinario, è comprendere come, scusate se ogni tanto faccio la storia del museo, ma proprio un passaggio velocissimo, la spinta straordinaria di una serie di provvedimenti normativi. Io partirei veramente dalle Bassanini, perché oggi la sussidiarietà orizzontale credo che abbia fatto proprio, che abbia dato un segnale chiave, ma anche gli standard, un nuovo modo di pensare al museo, poi finalmente, io continuo a dire finalmente, l'autonomia e la figura del direttore. Io credo che sia chiaro a tutti quelli che hanno seguito questi incontri, come dal 2014 in poi, affidando la responsabilità del museo ad una figura straordinariamente coerente, competente e soprattutto in grado di muovere questo vecchio elefante che era il Museo Statale Italiano, che abbia segnato veramente uno scatto in avanti e soprattutto quella fondamentale svolta
che ha portato alla, è stato più volte detto stasera, la centralità della persona, un concetto di inclusione. Io credo che il Capo di Monte sia davvero molto interessante per questo, perché è un'inclusione nel vero senso della parola. Mi piace tantissimo l'idea di non creare, diciamo, delle aree specifiche di intervento, ma di immaginare l'intera struttura che vada in direzione davvero di quella accessibile a tutti, che chi segue la storia del museo desidera da tantissimo tempo. Stasera sono molto contenta perché nel pubblico so che ci sono operatori museali, so che ci sono anche responsabili di enti del Comune di Napoli che si occupano di politiche sociali, e so che ci sono anche, e io vorrei sollecitare innanzitutto lui, Luigi Freda. Ti chiamo in causa, Luigi, perché stasera più volte si è fatto riferimento anche al ruolo dell'università, della formazione. Ho con me anche una collega che segue il problema dell'inclusione da tantissimo tempo all'interno dello spazio universitario, ma soprattutto noi stiamo lavorando tantissimo per formare in maniera diversa i nostri ragazzi, perché uno dei limiti che giustamente le associazioni hanno segnalato stasera è anche un limite formativo, un limite culturale, è anche un limite dei nostri percorsi di studio, che soltanto da poco tempo e grazie alla spinta che ci sta venendo dalla nuova azione del, anche appunto dei direttori, ad una formazione diversa. Quindi Luigi, no, a te la prima domanda. Ti tocca perché Luigi sta lavorando come dottorando nel nostro dipartimento proprio al rapporto tra autismo e beni culturali. E quindi a questo punto ti coinvolgo come professoressa, ti coinvolgo a fare la prima domanda a questo, anche perché è una straordinaria opportunità. Un direttore di un museo effettivamente inclusivo e associazioni che come funzionari stanno veramente lavorando in termini di inclusione. Prego. Io li costringo, ragazzi. Allora, la mia domanda era riguardava appunto il personale ed era dedicata sia al direttore che al dottor Minucci. In che modo, qual è stata la problematica che voi avete avuto, diciamo, nel rapporto con il personale? Non mi riferisco soprattutto al personale di Capodimonte, che credo sia abbastanza formato su questa tematica, ma soprattutto nei confronti dei piccoli musei. So che voi avete lavorato appunto con Cappella San Severo, con il Museo dei Pellegrini a Napoli, eccetera. Quali sono stati i limiti? Qual è la sensibilità che il personale museale ha nei confronti di un tema importante come appunto quello che è l'accessibilità? E secondo lei in che modo si può lavorare, appunto noi come università facciamo proprio questo, cerchiamo di formare i ragazzi del futuro, in che modo quindi possiamo lavorare in quest'ottica? Su cosa bisogna lavorare per cercare di dare ai musei del futuro un personale museale che sia appunto competente su queste tematiche? E poi volevo chiedere quanto è importante la tecnologia all'interno di un museo per favorire appunto l'inclusione di persone con disabilità intellettive e cognitive come appunto è l'autismo, e qual è il limite che la tecnologia può diciamo causare poi all'interno di un museo, perché appunto una persona con autismo può tranquillamente poi allontanarsi dall'esperienza museale, dallo spazio, e semmai concentrarsi esclusivamente sull'utilizzo di una tecnologia digitale, un software, un'app. Quindi qual è il limite che non può essere superato per poter quindi affermare che la tecnologia può essere veramente uno strumento di supporto per le persone con disabilità e anche per le famiglie, giustamente, come lei dice, sottolineava l'importanza anche delle famiglie. Quindi questa è la prima domanda, poi semmai... Ma ci saranno sicuramente altre domande, non so se il direttore Emanuele vuol già rispondere con Giovanni Minucci a questo che è una domanda poi anche nostra come docenti, perché abbiamo bisogno di sapere, educateci. Allora, la verità è che siete voi a educarci, perché non è che abbiamo un personale che ha ricevuto una formazione su una realtà che per noi è sempre sperimentale. Ed è queste esperienze che abbiamo avuto grazie alle vostre visite, abbiamo costruito una visione, un programma, e ci siamo adeguati sempre di più. Direi che abbiamo allargato le vostre richieste
le vostre abitudini, le vostre difficoltà al pubblico in generale. Gli ostacoli a Capodimonte sono numerosi. Un'area GA è spettacolare, ma non è proprio un invito. Nel prossimo intervento che faremo, invito a entrare, nel prossimo intervento che faremo a Capodimonte, lavori che iniziano in giugno con detti fotovoltaici totalmente integrati, non preoccuparvi, sarà più bello ancora che ora, perché risulteremo anche il tetto del 700, sarà ristorato una grande parte di De Felice e soprattutto il terrazzo De Felice sopra, che è stato distrutto. De Felice lui stesso aveva fatto delle cose un po' brutali a Capodimonte, aveva distrutto la Cappella Reale, ha fatto un auditorium, questo auditorium è stato distrutto dopo di nuovo nelle 90, e noi faremo di questo auditorium un'accoglienza. Un'accoglienza che permetterà di arrivare a Capodimonte con la scala monumentale. E in questa accoglienza non avremo più una biglietteria, avremo delle persone che saranno lì per spiegare come comprare un biglietto digitale, cosa vedere, qual è la necessità della persona particolare, al centro della persona. E questo l'abbiamo imparato da voi, come trattare la persona, perché il pubblico non è un concetto coerente, ma anche l'autismo, ci sono tante diversità di queste difficoltà, che non sono sempre delle difficoltà, sono anche delle ricchezze straordinarie per noi, ma anche per loro. L'incontro del museo e dell'autismo è un'educazione mutuale, non è solo noi che mettiamo qualcosa a disposizione dell'autismo, l'autismo che ci insegna come comunicare. Una cosa che faremo per una cosa semplice, per cancellare gli ostacoli. De Felice ha messo dei cancelli a Capodimonte. Questi cancelli non li voglio più, non abbiamo più bisogno di queste barriere di sicurezza. E vedremo, questo non è proprio una risposta alla vostra domanda, è un po' più larga, vorrei che il senso originale di questa regia, che sia un rapporto architettura con l'architettura vegetale del giardino, sia di nuovo un dialogo continuo. Le 2 milioni e 5 mila visitatori del Bosco di Capodimonte, sono sicuro che abbiamo lì un pubblico quasi pronto a entrare nella regia, ma che non lo fa per diversi motivi che sono immediatamente riconoscibili. Invece tu entri nel cortile perché il cancello non ti blocca la cosa. Per la digitalizzazione, è ovvio che la digitalizzazione è un concetto anche questo molto vago e largo. La digitalizzazione per noi è un'inventariazione, è una tutela della comunicazione, una fotografia digitale, eccetera, ma sono anche delle tecnologie cognitive, dell'informazione che vanno dalla realtà aumentata, dall'immersività, da informazioni sonore. Credo che 6 anni fa avevo già iniziato il rapporto con il visuale e il sonore. Avevo chiesto a un giovane musicista di Capodimonte, che si chiama Gargiulio. Gargiulio ha vinto diversi premi per la musica e il cinema. Gli avevo chiesto di farmi una mostra su, di nuovo, la parabola dei ciechi. E gli avevo chiesto di farmi un brano che sarebbe il racconto dei ciechi. Lo stesso Gargiulio si è mandato gli occhi, ha camminato nel buio e mi ha scritto un brano meraviglioso che era proprio basato sul peso dei passi. E mi diceva, per me questo quadro
e il pericolo del passo prima di cadere nell'abisso. È stato un brano meraviglioso e questa pittura non la vedo più io stesso, dello stesso modo, perché qualcuno si è interrogato alla traduzione, se posso dire traduzione, del visuale nel sonore. Marina mi chiedeva come si fa per fare vedere una pittura. Una scultura si può toccare, la pittura no, ma noi stesso non vediamo un quadro senza tradurlo in un tipo di letteratura. La sua dell'arte cosa è? La sua dell'arte è un racconto letterario e una cosa visuale. C'è questa attività che si chiama l'exphrasis, che di tradurre in parole le cose visuali. Quindi noi che non siamo ciechi, per vedere bene abbiamo bisogno di mettere una parola sull'oggetto. Se spiego a un gruppo di adolescenti che queste teste di ciechi hanno tutte una malattia dell'occhio, guardano la testa diversamente e guardano il quadro diversamente. Il nostro sguardo non è solo visuale, è anche letterario, è anche sonore, è anche musicale, quindi anche noi siamo un corpo completo e l'autismo ci ha insegnato anche a considerare la visita e l'intelligenza e la sensibilità come la realtà globale di un corpo, che secondo me è un'informazione fondamentale per imparare a comunicare qualcosa che potremmo dire intellettuale, ma anche sensibile, anche in tutte le altre nature. Sono dei musei che fanno delle visite olfattive, eccetera. Quindi non solo le tecnologie, ma fare entrare tutti gli altri sensi per accompagnare un tipo d'espressione artistica è una cosa che abbiamo imparato da visite che non sono le visite di un pubblico che potremmo dire un pubblico abituale. Non so se lei ha questa... Provo a rispondere cercando di ricordarmi le domande che erano diverse. Parto dall'ultima. Luigi, ci conosciamo online, quindi piacere di conoscerti oggi. L'idea che il digitale è sicuramente uno strumento che favorisce la fruizione da parte dei ragazzi con autismi, quindi tutti diversi, non parliamo di autismo, ma di autismi ciascuno diverso, perché ognuno ha una storia a sé. Ma noi proviamo a declinare questo tema, non si sostituisce alla visita in presenza, assolutamente no, perché uno strumento che vi permette di poter anticipare l'ambiente che andiamo a conoscere, a fruire, quindi a un bambino, un ragazzo, una persona che ha difficoltà di adattamento alla novità, all'ambiente nuovo, un insegnante, educatore, papà, prepara alla visita con un tempo il cartaceo, potremmo dire l'agenda visiva, oggi con lo strumento di GQS l'app che mi permette di dire andiamo a caricare la social story, andiamo a conoscere insieme questo posto che tu già hai in qualche modo visto. Quindi fondamentalmente è uno strumento sul linguaggio visivo, molto congenale alla maggior parte dei nostri ragazzi che i tablet vivono, ma i tablet non devono morire perché sono sempre sul touch, sullo smartphone. Allora, pensare di fare del museo un luogo di apprendimento, sì, attraverso il digitale certamente, ma che il digitale possa essere uno strumento che mi permetta di potermi sentire accolto in modo familiare, house friendly, diremmo noi. Questa è una chiave di lettura dello strumento digitale. Altra cosa è la realtà virtuale che stiamo sperimentando, vuol dire in alcuni luoghi.
non tutti tollerano il disordine, perché insomma può dare fastidio. Abbiamo dati in cui i ragazzi dicono tranquillamente non mi vanno, non mi educare, non mi farlo. E anche lì non è una sostituzione alla visita in presenza. La meridiana che abbiamo visto a San Martino, cioè questo San Martino, ci ha consentito di vederla forse anche meglio, anticipando il visore, poi di vedere la distanza, perché non si può calpestare. Mi permette di poter comunicare in modo più diretto, ma non per tutti, perché non è per tutti, un messaggio, appunto, il contenuto di questo percorso museale. Quindi, in sintesi, il tangibile, la presenza sicuramente è fondamentale, perché abbiamo bisogno proprio di, magari dopo la pandemia, di relazione, di stare nei luoghi, cioè vivere, respirarli, sentirli anche attraverso le varie attività sensoriali. E il digitale è uno strumento, ma però complementare, almeno per quella che è la nostra visione. Il lavoro degli educatori con il personale museale è fondamentale, perché coinvolge tutto il museo. Da chi si occupa di comunicazione, a chi, diciamo, chi fa la biglietteria, a chi fa le pulizie, tutti devono sapere che c'è un processo in atto, che c'è appunto l'accoglienza di persone, di un pubblico, che potrebbe avere anche dei comportamenti, diciamo, particolari, e che se avvengono non ci dobbiamo né spaventare né chiamare i carabinieri, perché può esserci un momento di comportamento problema. È chiaro che un percorso strutturato prevede anche dei punti di qualche uomo di tranquillo dove tu cogli, contieni in qualche modo il comportamento se dovesse esserci una difficoltà. Ma in questa proposta è tutto il personale che deve essere formato. Formato non vuol dire che si deve fare, diciamo, un percorso specifico, avere quelle basi rispetto al tema autismo. Noi abbiamo fatto con il Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile, per stesso Bravaccio, alcuni incontri per la Museo San Severo, con i diversi tre incontri. Si è parlato di autismo, quali sono i comportamenti, il problema, quali sono le caratteristiche, o per rendere partecipi tutto il personale del museo. E che cosa è avvenuto? Io dico, porto come esempio l'incontro fatto con il personale di Pestum, persone anziane, prossime alla pensione, quindi magari anche annoiate di farsi la formazione, diciamo, sui giustificati, diciamo, noi ragazzi, insomma, con l'autismo, o atteggiamento pietistico, o atteggiamento, diciamo, troppo così. La cosa bella, rilevata anche con dei video che abbiamo raccolto come documentazione, è stata la chiave di rilettura del proprio lavoro. Scoprire, uno, quanto vale il tuo lavoro, qualsiasi mansione d'uso, organizzazione. Due, rivederla con l'occhio del particolare, abituati sempre alla stessa ambiente, alla stessa sala, alla stessa opera, magari il nostro ragazzo, oppure noi vogliamo quell'aspetto particolare, poi da lì partire una visione d'insieme. Questo aiuta lo stesso personale a scoprire quell'aspetto che magari tanti anni l'ha addirittura dimenticato, se magari ci ha pensato. E quindi c'è sempre un valore positivo, poi puntualmente il rapporto autismo oggi purtroppo 1 a 48, c'è il nipote, il parente che ha, diciamo, figlio con autismo, e quindi c'è un coinvolgimento e si è meno insensibili al tema. Quindi c'è un processo di crescita culturale in questo senso, di accoglienza, intorno a questa parola, consapevole e responsabile di tutti. Grazie. Dall'associazione abbiamo imparato molto. Vi ricordate che nella fagioneria, durante il Covid, avevamo messo la fagioneria a disposizione dell'associazione locale sanitaria per organizzare la vaccinazione. Ora, per fortuna, in questo momento è passato, ma abbiamo conservato diversi contatti con l'associazione sanitaria locale. Stiamo organizzando, credo il 30, quindi alla fine della settimana prossima, una riunione con diverse associazioni, tutti mi hanno invitato e ovviamente sono lieto di invitarvi. Vorrei
vedere con l'associazione l'ASL, come collaborare con le associazioni per mettere a disposizione vostra la fagineria, chiedendo all'ASL di sostenere un'attività totalmente non medicalizzata. Vedremo quale sarà la situazione e lì potremo immaginare una serie di cose. Lo sport, che è accessibile, stiamo organizzando un vero percorso vita attraverso il bosco di quasi 3,5 km. Diverse cose saranno rifatte, altri campi di calcio, sempre piccoli, sempre integrati, sempre nel rispetto del giardino. E vedremo anche come utilizzare il digitale, tutti i mezzi che sono nostri, artistici. Tra un mese avremo tre residenze d'artisti che potrebbero essere delle residenze per persone, ragazzi, ragazze che hanno un ostacolo particolare ma che hanno comunque la voglia di fare un'opera d'arte, di avere un'esperienza artistica nel bosco di Capodimonte. Tutto questo sarà studiato durante questa giornata e i mesi che seguiranno, sempre nell'idea di portare le nostre forze, i nostri beni, questo meraviglioso bosco, questa collezione straordinaria, solo l'aria di Capodimonte c'è un benessere, per imparare da voi come dare una risposta più giusta, più grande, più efficace, più intelligente, più bella a Napoli. Grazie. Grazie di cuore. Io, se posso permettermi di aggiungere solo una cosa, poi passo la parola a Ondina per chiudere questa splendida giornata. È evidente che c'è una molteplicità di azioni su temi che stanno effettivamente a cuore a tutti. Dalla rete vista nella slide precedente è chiaro che, come anche incomprensibile che sia, c'è una presenza forte delle istituzioni museali statali, tranne appunto visto Cappella San Severo e tante storie, che sono comunque dei luoghi della cultura di punta. Manca ovviamente tutto il tessuto numerosissimo, civico, provinciale, locale. Ogni università sta affinando queste consapevolezze, certe che questi sono i bisogni del futuro, sono quello che noi sentiamo di fare. Dal lavoro del nostro osservatorio stanno emergendo delle carenze enormi rispetto proprio al tema dell'inclusione, quindi forse potrebbe essere un'ottima idea che Capodimonte ospiti come museo che effettivamente sta lavorando maggiormente in questa direzione e se si faccia in qualche modo promotore di una rete complessa che veda accanto al lavoro di chi opera nei musei, accanto al lavoro di chi appunto sostiene in termini proprio, io uso questo termine perché veramente la sussidiarietà orizzontale che noi abbiamo sempre, in cui che abbiamo sempre creduto, appunto crea anche però un dialogo con i centri di ricerca e di formazione che non sono soltanto quelli legati all'area medica, ma che sono soprattutto quelli legati all'area umanistica come i nostri, perché è una, come dire, il mondo di l'eredità culturale oggi deve essere necessariamente multidisciplinare ed è solo da questa multidisciplinarità, unendo tutte le forze, che si possono raggiungere grandi obiettivi e soprattutto si può raggiungere quell'idea che poi è la base anche del nostro lavoro di museo, davvero come spazio di crescita dell'individuo, spazio di costruzione del sé e spazio quindi di crescita di una società e di una comunità. Grazie ancora, passo la parola a Ondina per le ultime riflessioni.
solo un rapido commento, insomma, io sono grata a voi e sono particolarmente lieta perché ho avuto quindi la conferma di una idea che era forse la base, insomma, dell'organizzazione di questa giornata, cioè che il tema dell'inclusione è un tema importante perché riguarda l'avanzamento e il potenziamento della funzione sociale e culturale del museo tout court. Quello che è emerso, insomma, dai vostri discorsi è questa volontà appunto di accogliere l'opportunità che le persone diversamente da abili, insomma, divergenti rispetto ad una normalità intesa, insomma, banalmente come tale, ci danno, cioè sono un'opportunità, e perché hanno, come dire, consentito di esplorare modalità più aperte, più immersive, più sensibili, più inclusive, che però poi hanno delle ricadute sul pubblico vasto, come dire, e generale dei musei. Trovavo molto bello, molto interessante l'insistere nelle vostre relazioni sul fatto che poi queste visite avvengono insieme a altre persone, ai membri della famiglia, che condividono le stesse modalità di fruizione. Questo è estremamente interessante ed è una conferma del fatto che appunto sono loro che insegnano, come dire, a tutti quanti noi, cioè sono loro che hanno offerto a chiunque lavora dal proprio punto di vista, insomma, nell'ambito della gestione o della comunicazione museale, le potenzialità, insomma, che i beni culturali, la dimensione estetica, l'arte, la bellezza offrono e mettono a servizio della crescita, come dire, della società tutta. E questo poi è il vero senso dell'inclusione.